Buongiorno, oggi il mio buongiorno è così sfocato. A volte mi dimentico che questi video andranno su YouTube. Comunque mi sono appena alzata, come sempre tardi, 10:50, vabbè, mi sarò alzata alle 10:30. Poi mi sono messa a cazzeggiare come sempre. Oggi è 2 dicembre, mi lavo la faccia e poi cominciamo. Allora, eccomi qua, rimettiamo l'attrezzo infernale. Poi i capelli sono meglio oggi che ieri, non si sa perché. Come sempre il mio naso gonfio di mattina. E a proposito del mio naso, raga, stavo rispondendo a un po' di commenti sotto il video che è uscito ieri, che è LOL di Londra, che tra l'altro ultimamente i miei video vanno malissimo. Non è per i contenuti, ma è proprio per un fattore di YouTube che dà un sacco di problemi, idem Instagram. Infatti ero tentata di non fare questi vlogmas per questo, perché dietro c'è un lavoro immenso. Essere snobbati così è un po', gna, capito? Cioè, ti fa smosciare. Però va bene lo stesso, insomma. Ci proviamo, magari qualcosa si sblocca. E appunto, sotto questo video, in moltissimi mi avete fatto i complimenti per il mio naso. Così. Sapete perché, secondo me? Perché quando non porto gli occhiali sembra più piccolo, vedete? Perché non c'è niente di nero che lo contorna. Due commenti addirittura mi hanno scritto: Ila, ma ti sei rifatta il naso? Per fortuna non penso di avere anche questo struggle nella vita. Visto che è già tardi, faccio la mia colazione. Oggi è una cosa diversa da ieri, che tra l'altro già non mi ricordo che cosa ho mangiato ieri per colazione. Boh, ho dei seri problemi di memoria. Oggi gallette con la nocciolata. Vedete? Sono tipo mini gallettine. E questa è la nocciolata. Solita postazione qua al PC, devo dire che quest'anno sono un po' in ansia per questi vlogmas. Solito rito del cane. Perché vabbè, lo sapete, non è che faccio queste grandi cose. Ma vedere e seguire con me ogni giorno della mia vita per 30 giorni, o 25, insomma, c'è chi lo fa fino a Natale, c'è chi lo fa fino a Capodanno. Io penso mi fermerò a Natale, quindi 25. Non so come spiegarmi, mi mette addosso una ulteriore responsabilità. Se prima magari potevo cazzeggiare tutti i giorni e fare quello che faccio sempre, cioè nulla di interessante, in questi giorni mi sento in dovere invece di fare più cose, quindi magari mi stimolerete anche più movida. Adesso mi metto ad editare il vlogmas perché devo uscire tra esattamente 5 ore. Devo ancora decidere il titolo, devo fare l'anteprima, perché sono cose che io decido sempre mentre lo sto editando, no? Quindi vedremo un attimo, poi mi devo spinzettare un attimo le sopracciglia. Dopo voglio vedermi qualche episodio di alcune serie TV, perché ultimamente non sto più guardando serie TV, cioè sembra strano da dire, non riesco neanche più a mettermi in pari con quelle che seguivo, tipo American Horror Story così, quindi bisogna recuperare. Mentre invece questa sera vado a casa di Julix dopo una settimana esatta, che ci siamo lasciate una settimana fa che siamo tornati da Londra, e facciamo la nostra seratina film, forse pizza, non lo so onestamente. Ieri vi ho parlato appunto dell'operazione al seno, il fatto che a gennaio è tutto pieno, non so se ve l'avevo detto, per appunto fare l'operazione, quindi penso andrà i primi di febbraio, ma comunque la visita la devo ancora fare, quindi venerdì prossimo venite con me alla visita, cioè oddio, venite con me, vi evito le parti un po' scandalose. Abbiamo appunto la visita in cui mi accompagnerà Julix. In teoria doveva accompagnarmi Francesca Dorio, che è appunto la consulente di chirurgia estetica, bla bla bla. Penso la maggior parte di voi conosca, però purtroppo quel giorno non c'è, quindi vabbè, la vedremo un altro giorno. Ieri c'era quello che tagliava l'erba, oggi c'è mia madre con l'aspirapolvere, che per carità, povera stellina al cielo, deve pulire anche lei. Però io non sento. E voi direte: sì, ma mettiti le AirPods. No, raga, sapete perché? Perché le AirPods collegate al computer ritardano di qualche secondo il video, quindi a volte mi è capitato di tagliare un pezzo, ma in realtà stavo ancora finendo la frase, quindi è uscita fuori una sminchiata, l'ho rieditato tipo 3-4 volte, quindi evito, sto aspettando che passi questo momento. Qui ho detto nel mentre, anche se vi darà fastidio questo suono sotto, perché lo dà anche a me. Apriamo la casellina di oggi del calendario di Nyx. Nel mentre penso di essere una delle poche persone che gioca ancora ad Hogwarts Mystery, ma io lo adoro. Adesso si sono aggiunti anche tutti i reparto degli animali fantastici. Quindi nel mentre che mi si ricaricano le energie, andiamo alla ricerca della casellina. Sì, se ve lo state chiedendo, non mi sto alzando perché ho sempre Gwenda sulle gambe. Questa è la storia della mia vita. Eccola qui, oggi è distrutta perché dovete sapere che lei fa sempre a botte con l'aspirapolvere. Ti sei molto stancata, mio piccolo.
quello dei Migais. Prendiamo il calendario. Anche se io mi spoilero sempre cosa c'è dentro ogni casella, perché guardo le stories dei miei amici colleghi su Instagram. Tac. Quindi casellina 2 è questa qui. Ah, però si apre da quest'altra parte. E ta-ta-ta-tan, abbiamo un, eccolo qui, questo è nella colorazione Nantes, non so come si pronunci. Non sono i miei preferiti soft matte, però il colore sembra molto carino. Adesso lo apriamo. È bello pinky. File in esportazione. Ed è una in quelle rare giornate in cui non so ancora che titolo dare a questo video. Comunque, nel mentre si è fatta l'una, nel mentre che appunto il file si salva, così poi lo metto in caricare e ciao. Oggi ho voglia di couscous. E visto che ho tutte le verdurine per farmelo, non so se c'è il pollo, ma nel caso lo facciamo solo con le verdure e magari i ceci, vi faccio vedere appunto come lo faccio. È semplicissimo. Unica piccola clausola che deve essere sempre presente nelle mie ricettine: una marea immensa di cipolla. Per il resto poi potete un po' fare come volete. Se magari Wendy mi fa la grazia, mi fa alzare. No, tu vuoi stare solo così. Perché mia madre spalanca tutte le finestre? Io ho freddo. Ma lo sapete che da quando mi sono operata e ho perso tanti chili, soffro il freddo in una maniera mai nella vita. Io prima ero super calorosa, adesso super freddolosa. Certo. Allora, vedo il frigo bello ricolmo di roba, quindi potrei trovare tutti i miei ingredienti special. Abbiamo le zucchine. Io mangio queste qua, non quelle con le righette. Peperoni, quelli rossi che sono i miei prefe. Addirittura, ragazzi, abbiamo anche il pollo, questo qui, sottilissimo. Quindi direi che stiamo a cavallo. Ma io due ceci ce li metto comunque. Devo solo prendere una bella carotina. Adesso quello che dobbiamo fare è tagliuzzare tutto quanto. Io ho la mania di fare tutto a pezzettini piccolini, così si cuoce prima. Qui ho messo acqua, cipolla, carote, zucchine tagliuzzate. Io le faccio andare prima con l'acqua, poi le chiudo col coperchio. E ci metto questo che è il mio super segreto. Sono queste spezie proprio fatte apposta per il couscous che ho comprato al supermercato, sono le mie preferite, si chiamano rase la nut, boh. All'interno c'è coriandolo, cumino, curcumina, zenzero, pepe, finocchio, cumino nero, noce moscata, pepe a cubetti, agno casto, non so cosa sia, cardamomo, cannella, foglie d'alloro, chiodi di garofano. Ed è speciale. L'unica cosa che ci devo aggiungere è il peperone, e infatti poi metto quello e chiudo col coperchio finché non si cuociono, e quando l'acqua si è ristretta ci metto un goccetto di olio. Allora, ho aggiunto anche il pollo, come vedete sono quasi cotte perché a me piacciono belle croccantine. Ci ho aggiunto un pochino di olio, adesso fiamma media più o meno, e li faccio un po' scrocchiarellare ben benino. Tra una preparazione e l'altra corro su, che il video si sarà esportato, così lo metto in carica. Tac, tac e tac. Messo. Comunque, a proposito di Londra e un po' un throwback time, le mie amiche Desire e Julie ieri sera sono andate a ballare di nuovo. Sabato sera a tradizione, a quanto pare. Io queste cose non le so perché non ci vado mai. Hashtag sfigata. Hanno dormito insieme questa sera e io stasera devo andare a dormire da Julie. Cioè, mi sento un rimpiazzo. Infatti mi sta, guardate, mi sta mandando i messaggi perché le ho detto: stasera non vengo più, ciao. La faccio aspettare un po', come si fa con i fidanzati o con quelli che ti piacciono. No, ti scrivono e tu li fai aspettare. Ci ho aggiunto anche i ceci, qua sto facendo il couscous. Ed ecco il piattino finito. Wendy, ti ispira? Vorresti mangiarlo ancora fumante? Penso siano le 3 qualcosa, ma sono rimasta un po' davanti alla TV in cucina, perché io dovete sapere che amo Barbara D'Urso. Allora, adesso ci sarà la fazione che l'amo o la odia, ma è così. A me piace un sacco, a prescindere dalle sue facce buffe per cui è famosa e bla bla bla. E quindi appunto stavo guardando Domenica Live, poi vabbè c'era Paolo Caruso, volevo sapere meglio questa cosa del naso perché avevo sentito che gli avevano dato una borsettata durante la finale di Pechino Express, cioè che erano tutti lì a vederla, e quindi l'hanno operata di urgenza al naso. E infatti così è andata, insomma, stavo sentendo un po' la storia. Adesso però ci sta Elia e Jane Alexander, quindi che faccio? Sacrifico le mie serie TV
per vedere sta tresciata. Lo so, è una cosa da sani di mente? Probabilmente no. Prima che ricominci, perché adesso c'era la pubblicità, faccio la borsa di palestra, perché appunto vi ho detto stasera vado a dormire da Giulia. Però domani mattina appena torno verso casa, perché non è che abitiamo proprio vicinissimi, lei abita a Nagnina, mi porto dietro la borsa di palestra, così vado direttamente. Quindi mi prendo le mie robine da ginnastica. Tra l'altro mi sono anche prenotata per la lezione, finalmente domani riesco ad andare alla mia lezioncina, quindi metto queste cose. Tra l'altro ho risposto ai messaggi di WhatsApp di Giulia e adesso vi faccio vedere cosa mi ha scritto. Sentite quanto è sfacciata. E poi tu lo sai che sei la mia preferita, la mia prefebrete. Voi credereste a una che ve lo dice così? Vedremo stasera. Intanto mi ha detto sciocchina vieni. Lo faccio solo per il film, perché dobbiamo vedere questo film di cui mi ha parlato a Londra e io non conoscevo, con Cameron Diaz e altre due attrici di cui non mi sovviene il nome, ma dice che fa sbellicare, quindi vedremo stasera cosa si inventerà. E nel mentre la faccia della dieta mi mangio qualche M&M's, che sono ancora qui. Eccomi in macchina, sono pronta per andare, sono esattamente le 4:22. Mi sono vestita sempre total black, non vi sbagliate. Ho preparato le cose nel mentre che sono passata da casa in macchina, sembravo una profuga, con la borsa della palestra, lo zainetto con le cose per dormire, la borsa e soprattutto il cuscino, perché io quando posso mi porto il cuscino perché riesco a dormire bene solo con quello. Niente, speriamo che non mi sono scordata nulla, sembra che devo stare fuori 2 settimane. Piccola Chloe, ti sei un po' calmata o sei ancora una viperetta? Eccola, è la mia preferita, la piccola Greta. Sono io la tua preferita. Sì. Poi mi sta così, ragazzi, profuga che porta via il computer. Il computer al secchio. Eccoci, siamo qui. Chloe sul letto, che Giulia me l'ha cambiato giusto giusto per me. Qui lì c'è il mio cuscino, il mio zainetto. Qui ci sono io con il mio outfit total black, proprio natalizio. Ci vediamo la circoncisione del piccolo Samuel. Ma come l'avevo messo l'altra volta? Così stava sopra qua e l'avevo spostato il divano. Sì, sta accroccando la zona film. Solo perché non ho un cavo di televisione. Come no? Sì, ma non è figo, ma non voglio prendere uno pazzesco, l'ho visto, è tipo gigante quanto il mobile. Ah sì? Però fa la timida, ragazzi. Giusto perché ha questo pigiamino di... com'era questo qui? Tap tap. Come si chiama? No, si chiama Tippet. Ah, Tippet, è sempre la stessa storia. Oh. Guarda quello che cerca di prendere la pallina. Niente. Ragazzi. Ora zia cerca il film e mamma prepara la merenda. Oddio, di male in peggio. Nel vlogmas di ieri c'era mia madre che mi voleva querelare. E oggi, ragazzi, sta mancando da morire l'aria. Lei non lo vuole ammettere. Una settimana fa esattamente ti ho lasciata e ti ritrovo forse peggio. Furbiata. Mi ritrovi furbiata. Va bene, quindi aspetteremo questa merenda famosa. E intanto quello che ti piace a te. Ah, perfetto. Però ti prego, non troppo zucchero. Vedi che la mia pancia non è proprio così piatta come dovrebbe essere. Raga, qua stiamo raggiungendo dei picchi. Che mimi? Guardate che c'è. Ah, è un quadro con la piccola Penny. La piccola Penny. E manca mezzo naso di Giulia. Sei una parente di Voldemort. Sciocca, perché la Bellioni me l'ha fatto così. Non è colpa mia, vedi? Che la piccola Penny. Niente, questo è più forviato della madre, con la sua pallina verde. Quella balla. Oh, brava, dacci un po' di Natale in questo vlog. Ma Nena. Tutte le parole sono Nena. Ma è quello intanto. Sì. Speriamo che non mi mettono il copyright per questa canzone. Mamma mi ha fatto eccità con la canzone di Natale. Eccola. Tu c'hai quella per le buone. Ah, questo, ah, dobbiamo farlo vedere. Questi sono i suoi acquisti londinesi. Prima si è presa questa, però non si era accorta che in realtà voleva questa. E poi ha preso questa. E poi ha preso questa di Dumbo, che però ti rispecchia un po' di più. Il sasso mio, guardate.
Questa, vedete, è come quella del mio tatuaggio, mentre lei ha quella un po' più sobria. Adesso non puoi registrare, però non possono vedere le tue. Ah, ok, perfetto. Allora ci vediamo dopo, dai. Tarandaranda. Cioè, guardate la professionalità. Come un picnic in casa, ragazzi. Certo, copertina. Mi ha dato le sabbatte col mio calzino peloso. Ed eccolo qui. Le nostre tazze, il piccolo Samuel è lì pronto. Oddio, questo chi ha visto il film lo sa. E questo è il film, perché non l'abbiamo detto, che si chiama The Sweetest Thing. Quindi no, si chiama La cosa più dolce. La cosa più dolce. Un attimo. Del 2002 esattamente, mi sa, una roba simile. Sì, 2002. Se parte magari ci fa un favore. Non mi dica non parli, mi metto veramente a piangere. Sono partiti i primi 3 minuti e si è bloccato così. Abbiamo anche collegato il cavetto di internet. Adesso stiamo aspettando in un miracolo divino. Quella intanto si sdimona con il cane. Ragazzi, abbiamo addirittura comprato il film su iTunes. Dove è? E non parte comunque. Perché cacchio non parte? Forse devo fare scarica. Abbiamo ordinato il Mac, ce lo siamo anche un po' mangiucchiato. Il film abbiamo visto, ragazzi. È leggermente epico, se volete vedere una cosa divertente. Leggermente non prendete tutto sul serio quello che succede. È grosso e non ci entra. Dovete vedere il film. Scusate, ma questa non era la circoscrizione del piccolo Samuel Glitchman. No, raga, ciao, in volo. Vediamo cosa ci prospetta la serata. Ragazzi, anche questo vlogmas finisce qua. Abbiamo fatto tipo una versione karaoke di qualche secondo. Quindi mando un grosso bacione. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo domani. Fai un saluto al vlogmas, dai. Prima che si scarica la batteria, che qui è fatidica. Ali. Ha cambiato pigiama, ma c'è, ragazzi. Buonanotte, ragazzi.